tuppa tuppa Marisha, e sentite sono amiche, ma ve conta, ma ve dica perché sono venuto qua. Tuppa tuppa Marisha, e sentite Marisha. Maciale conosciuto da tutti, nel senso che un grande buon musicista, chitarrista, fisarmonicista, insegnante anche di musica, Tonino. Vogliamo rifare un po' la storia, come hai iniziato la tua carriera musicale? Ma la carriera, io incomincerei dall'inizio, parlaci come mi sono avvicinato, in modo dettagliato. Forse è molto più, anche per dare un consiglietto ai genitori. A volte basta un'armonica a bocca, nel periodo di Natale. Vi ricordate la vecchia calza che si appendeva lungo la ciminiera? Un'armonica a bocca mi fu regalata, avevo tre anni e qualcosa. E da là mio padre si accorse che forse avevo delle attitudini musicali. E ho rotto pure una fisarmonica, l'ho messa in un tegame pieno d'acqua, pensando di averne fatto da un'unica fisarmonica una ventina. E papà, forse ve lo ricorderete, era abbastanza nervoso. Beh, fu l'unica volta che non ricevetti nemmeno un piccolo ceffone, niente, anzi, un plauso. Evidentemente si era accorto che era tendelle, si dice alla salvanese, e piano piano incominciò a darmi qualche strumentino. Strumentino che io avevo, l'hobby della bicicletta, non so se qualcuno se lo ricorda, forse nemmeno più mia moglie. Mia madre però non mi volle mettere quell'attrezzo in mano, perché aveva paura di avere quasi un unico figlio. Per quelli che sanno, so che sapranno pure che vuol dire quasi unico figlio. E arrivò al quibus intorno ai 13-14 anni, quindi incominciai molto tardi. E la scelta fu fra la bicicletta da corsa e questa la fisarmonica. Papà mi mise davanti sto rebus, al quale rebus dovetti per forza di cose aspettarmi, insomma, scegliere la fisarmonica, perché a mia madre non faceva piacere avere la bicicletta da corsa. Andavo bene in salita. Però evidentemente mio padre già si era accorto di quello che facevo con la musica. Io accettai di buon grado. Aniello Polsi insegnava all'avviamento a San Salvo e lui mi dette qualche lezione a livello, ma sono elementi musicali. Dagli elementi musicali con la bicicletta, quindi abbinando l'utile al dilettevole, mi recavo a Vasto affinché il professor Polsi, ormai defunto, mi partiva delle lezioni per fisarmonica, anche se lui era un pianista. Però mi ricordo questa bella frase, perché lui si meravigliò: ma come faccio a insegnarti la fisarmonica? Dice: la mano sinistra come si fa? Non vi preoccupate, professore, dice, che ecca la mia sinistra, dice, pentica, sono mancino. Per farla breve, a qualcuno ho rubato un piccolo quantitativo musicale, Vito Di Petta, lo voglio citare perché fu un pioniere. E la chitarra era un momento particolare, in quegli anni uno si vergognava pure di portarla a casa. Allora lasciò la sua chitarra sopra un armadietto lì. Gli disse: facciamo una sonata a Do maggiore. Da questa sonata a Do maggiore i miei occhi andarono là, e questo fu il primo accenno di un accordo musicale. Sapevo già suonicchiare abbastanza bene la fisarmonica. Incominciamo a fare anche un gruppetto con Long, eccetera. Chi faceva parte? Il primo tuo complesso, chi erano i complessi? Oh, ecco, il complesso fu, in fondo lo cominciamo io e il papà di Angelo Longhi, però il figlio. Il figlio poi ha ripreso. Esatto, ha ripreso. Perché? Addirittura non si trovava, perché l'unica batteria che esisteva era quella che si era autocostruita. Longhi, il padre. Mio padre comprò una batteria che mise disponibile ad Angelo. Naturalmente anche io imparai allora a suonare la batteria, quindi ecco la polivalenza. Polivalenza. Quindi batteria, chitarra, Vito Di Petta, non lo ricordo benissimo, Vito Di Petta, però c'era un'esigenza in giro, allora i complessi, gli anni 70, vi ricordate, 65, allora raccogliemmo ancora qualcheduno che voleva suonare con noi, ed furono Vito Di Petta l'avevamo licenziato, Ennio Di Petta, quindi sempre Di Petta entrò nel gruppo, e un altro Chioditti, di suona pianta ho dovuto imparare io, insegnare io il basso, imparare, io l'avevo già imparato qualche due.
ho dovuto insegnare Ivi, quindi a costo di fare sacrifici sia lui quanto io stesso. Aveva un nome questo complesso? Sì. Te lo ricordi, non so. I prepotenti a San Salvo. Ah, i prepotenti. I prepotenti a San Salvo, a Vasto invece facemmo un complesso dove ci chiamavamo i modesti. Addirittura. Era il paese nostro, potevamo permetterci il lusso di chiamarci prepotenti. Toni, poi approfondiremo ancora, però vogliamo iniziare questa sera proprio con un pezzo. Con un branetto, va bene. Allora, non so che ci vuoi far ascoltare, decidi tu. Composto qualcosa. Bene, bene. Una mazurka. Bravo, mi fa piacere che sentiamo Tonino. Spero che sia gradita. Va benissimo. Come si intitola, Tonino? Non lo so. Va bene. Non gli ho dato ancora allora il nome. Allora mettiamo il nome Telegong. Beh, perché no? Va benissimo, allora si chiamerà Telegong. Tonino, bravo, bravo Tonino. Tu suoni anche la chitarra, Tonino, quindi qualche sera non so se ci gradirai. Oddio, se ce ne sarà bisogno, perché di no? Farci riportare la chitarra, Noi ti inviteremo, penso che volentieri. Farei contenti a noi della redazione, ai telespettatori naturalmente. Tuffa tuffa Mariscia, è sentite Mariscia.